Questa che è la predicazione di oggi è un'introduzione a quello che faremo nelle prossime domeniche, che è trattare un tema che riguarda come ascoltiamo la voce non di Dio ma di quell'altro. Perché spesso noi ascoltiamo invece della voce del nostro padrone e Signore, la voce di quell'altro. La settimana scorsa Gina ha parlato di una pratica spirituale molto importante, vi ricordate? Come si chiamava? Lamentazione, che è quella pratica molto importante, molto spirituale, dove noi portiamo al Signore, ai piedi del Signore, delle situazioni che sono personali, del mondo. Noi ci avevamo concentrati la settimana scorsa proprio sulle esigenze del mondo, le portiamo ai piedi del Signore perché Lui agisca. Questa settimana invece, anche dall'immagine che vedete lassù, quello sono io, e vi parlerò di una pratica molto meno spirituale, un pochino più mondana, che non per questo non viene praticata da credenti e non credenti, dove noi imprechiamo varie entità presenti, reali, assenti o immaginarie per quello che ci accade. Se la settimana scorsa abbiamo parlato di lamentazione, oggi voglio parlarmi lamentela. Noi italiani siamo degli artisti nel lamentarci. Ci lamentiamo un po' di tutto, ci lamentiamo con vari gradi, a vari motivi, ma normalmente in Italia le lamentele hanno tutte quante dei bersagli ben precisi, soprattutto il governo, i governanti, la burocrazia, il traffico, i ritardi dei mezzi pubblici, e via, ce ne sono tantissime di lamentele, ma anche a livello casalingo, però non è che scherziamo, abbiamo un bel assortimento. I genitori si lamentano dei figli e viceversa, il marito si lamenta della moglie e viceversa, il suocero, la suocera si lamenta del genero della nuora e viceversa, e così via. Insomma, siamo proprio dei grandi lamentoni, ci lamentiamo in continuazione, sempre in polemica perché è troppo, è poco, è alto, è basso, è freddo, è caldo, è quanti capi, poco. Allora, questo messaggio mi dico che lo discutevo ieri con mia moglie. Penso che il Signore me l'ha mandato perché proprio negli ultimi tempi, sarà per la pandemia, per quello che è, non lo so, vedo che sto scivolando e me lo fanno notare anche dentro casa, persone molto più sagge di me, che sto personalmente scivolando verso diventare un lamentatore seriale. Mi lamento di tutto. E questo non va bene, soprattutto per quelli con cui vivo, ma alla fine divento pesante. Tu però potresti dirmi: Marco, tu sei pastore, tu c'hai il Signore, tu sei vicino al Signore. Certo, per i credenti è tutto un altro discorso, vero? Veramente un discorso di credente. Noi siamo tutta gente serafica, sempre allegra, pronta all'incoraggiamento e a incoraggiare gli altri. Ragione, vero? Ovviamente no, non ho ragione. Perché come credenti ci lamentiamo non soltanto di tutto quello di cui si lamentano i non credenti, ma noi ci aggiungiamo del nostro comprendendo anche attività e organizzazioni e persone che riguardano la nostra stessa fede. Per cui anche qui ci sono tantissimi motivi, ci lamentiamo del pastore, ci lamentiamo della lunghezza delle predicazioni, ci lamentiamo della qualità dei canti, ci lamentiamo che qui in questa chiesa non c'è nessuno che capisce, nessuno che interviene per i miei problemi, eccetera, eccetera, eccetera. Ma le lamentele non si fermano qui, perché se fossero soltanto queste sarebbero abbastanza innocenti. Vanno anche oltre fino a comprendere il principale, e quando parlo del principale parlo di quello che sta là sopra, eh? Non al piano di sopra facendo la scala. Perché, Signore, non fa niente per questa determinata situazione? Eppure io te l'ho detto tante volte, te l'ho detto tante volte che ho bisogno di questo, tu non fai niente.
sempre mi hai dato un dono di preghiera, mentre io volevo un dono di costanza, di profezia, di incoraggiamento, ospitalità, metterci quello che mi pare. Noi siamo sempre scontenti e ci piace quel dono che aveva quell'altro. Perché, Signore, non mi cambi? Eppure ti ho detto tante volte che voglio essere cambiato, ti ho dato la mia disponibilità, tu non mi cambi. Sapete vero qual è stata la prima conversazione di un essere umano con Dio? Qual è stata? Genesi, le prime parole che abbiamo, un breve riassunto di quello che è stata la prima conversazione scritta di un uomo e di una donna insieme con il Signore. E non è stata una conversazione molto elegante, non è che era molto elegante, perché contiene, la prima cosa contiene subito una bugia. Vi ricordate? Quando gli ha detto: dove sei? Ho udito i tuoi passi, Signore, ho udito la tua voce nel giardino e ho avuto paura. Non era la voce che gli faceva paura, ma altro. E contiene subito una lamentela. La donna che tu mi hai messo a capo, è lei che mi ha dato il frutto dell'albero, io non ho mangiato, la colpa è tua. Poi in Esodo, per le persone che erano uscite dall'Egitto, erano state liberate dal Signore in maniera miracolosa, avevano attraversato il Mar Rosso, le acque si erano divise, e a un certo punto si lamentavano che morivano di fame nel deserto. Allora fa il Signore, gli manda la manna, piove dal cielo questa resina che diventa dei fiocchi e si mangiano. Però dopo un po' di tempo cominciano a lamentarsi, perché è sempre sta manna, insomma, ci vorrebbe un po' di carne. Allora che fa il Signore? Gli manda le guaglie. Arrivano le guaglie, tante, tantissime, le prendono, le mettono da parte, ci mangiano, e poi a un certo punto gli dicono: ma queste guaglie, e basta carne, prendiamo un po' di insalata. La lamentela che ce l'abbiamo nel DNA, dentro. È dentro, è intensita. Forse sarà così, è per questo che noi nasciamo, che cosa facciamo, prima cosa? Ce la mettiamo, viaggiamo subito, immediatamente. Per cui se ci la mettiamo, significa che siamo biblici, ok? Ma mica vuol dire che va bene, eh? Non è che vuol dire che facciamo le cose per bene. Non ve lo dice Marco, lo dice il Signore, già perché nella Bibbia ha fatto scrivere qualcuno questo salmo qua, che è il salmo 95, che lo leggiamo adesso, che dice così. Salmo 95, lo leggiamo tutto, sono soltanto 11 versetti. Venite, cantiamo con gioia al Signore, acclamiamo la rocca della nostra salvezza, presentiamoci a Lui con lodi, celebriamolo con salmi, poiché il Signore è un Dio grande, è un gran re sopra tutti gli dèi. Nelle sue mani sono le profondità della terra e le altezze dei monti sono sue, suo il mare, perché egli l'ha fatto e le sue mani hanno plasmato la terra asciutta. Venite, adoriamo, inchiniamoci, inginocchiamoci davanti al Signore che ci ha fatti, poiché egli è il nostro Dio e noi siamo il popolo di cui ha cura e il gregge della sua mano conduce. Prima parte del Salmo. Seconda parte. Oggi, se udite la vostra voce, non induite il vostro cuore come a Meriba, come nel giorno di Massa del deserto. Nel deserto, quando i vostri padri mi tentarono, mi misero alla prova sebbene avessero visto le mie opere. 40 anni ebbi disgusto di quella generazione e dissi: è un popolo dal cuore traviato, essi non conoscono le mie vie. Perciò giurai nella mia ira, non entreranno nel mio riposo. Vedete che c'è una bella differenza tra la prima e la seconda parte, eh? Perché nella prima parte siamo noi, venite, acclamiamo il Signore, questo ci ha fatto bene, lo acclamiamo, celebriamo, il Dio grande, e a un certo punto la seconda parte c'è il Signore che risponde: dice un attimo, fermo. Però non fate come quell'altra volta, eh? Non fate come quell'altra volta. Cantiamo, gioiamo, acclamiamo,
viene conosciuto che la grandezza rocca grande sopra tutti gli dei, vedete che io ho evidenziato. Però il Signore non è che dice: oh, grazie, che carini che siete, grazie del pensiero, ma ci deve giù. Disgusto, indurite, traviato, ira. Non è un bel, dire. C'è quel famoso detto che è popolare, che dice che tutti i salmi finiscono in gloria, e non è vero, perché questo finisce con: perciò non entrerete nel mio riposo. Non finisce bene il salmo, attualmente. E lui dice: non fate come quella volta là, quella di Meriba e di Massa. Ma che cosa era successo a Meriba e a Massa? Lo leggiamo in Esodo 17, da 17 al versetto 1 al versetto 7. Poi tutta la comunità dei figli di Israele partì dal deserto di Sin, marciando a tappe secondo gli ordini del Signore. Si accampò a Refidim, ma non c'era acqua da bere per il popolo. Allora il popolo protestò, si è lamentato contro Mosè e disse: dacci dell'acqua da bere. Mosè rispose loro: perché protestate contro di me? Perché tentate il Signore? Là il popolo patì la sete e mormorò contro Mosè dicendo: perché ci ha fatto uccidere dall'Egitto per far morire di sete noi, i nostri figli e il nostro bestiame? Attenzione, le cose che il nome che diceva il Signore, Massa e Meriba, era il posto che verrà dato il nome a quel posto, fu chiamato Massa e Meriba, che non sono a caso, perché Massa significa tentazione e Meriba significa contesa. Massa, tentazione, e Meriba, contesa. Il brano ci dice molto di come nasce, di come nascono le nostre lamentele e le conseguenze del lamentarsi. Allora, la genesi del lamentarsi: il caldo, la sete, la stanchezza, sono tutte componenti che mettono alla prova il popolo di Dio, hanno messo veramente alla prova. È una prova per il popolo. Si ricorderà il popolo di Dio? Si guarderà indietro di quello che Dio ha fatto per loro, di tutti quanti i miracoli? Si ricorderà indietro, guarderà indietro ricordando la schiavitù, le frustate, le umiliazioni, la morte provata in Egitto? Oppure guarderà intorno e vedrà che si concentrerà sulla sabbia e sui sassi del Monte Sinai? Mosè in questo passo di Esodo e Dio nel Salmo 95 chiamano questa prova tentazione. Torniamo a Genesi. Vi ricordate Genesi 3 del serpente? Questo lo vedremo magari meglio la prossima settimana, quando entreremo più in particolare in quel, in quel brano. Ma adesso vi basta ricordare quello che disse il serpente ad Eva. Che gli disse: come? Dio gli ha detto di non mangiare da nessun albero del giardino? Punto interrogativo. Ogni prova è un'occasione per credere o per cedere. Ogni prova è un'occasione per credere in Dio e nella sua volontà. Credere che ha un piano per noi, credere quando siamo disperati che lui ci salva, credere quando siamo assetati che lui ci risseta, oppure quel posto, quella occasione è un'occasione per cedere a Satana, cedere e credere nelle sue bugie. Credere al Dio distante che il maligno vuole dipingerti e dipingere le tue menti. Ma cosa farai nella prova? Cosa farai quando la vita si fa dura? Credi o cedi? Credi nella promessa che se tu hai conosciuto Gesù, se gli appartieni, se l'hai accettato come tuo Salvatore, lo Spirito al tuo fianco è vicino a te? Oppure cedi e credi al sussurro di quell'altro
del mentitore, di Satana, che Sibila, guarda che sei da solo, guarda che sei da sola, guarda che Dio non esiste, guarda che Dio è un'illusione, il serpente. E la genesi del lamentarsi, questa è la genesi del lamentarsi, e porta a una conseguenza. Quello che mi torno indietro con te, 40 anni mi ho discusso, quando i vostri padri mi tentarono e mi misero alla prova. Questo lo chiama Mosè, lo chiama contendere, mettersi in conto. Ma vai avanti, Matteo. Dio è amore, Dio è amore, ma è anche un Dio che c'ha un carattere, c'ha un carattere, quello è uno di quelli che si dice è buono e peccato, ma gli fa saltare la mosca al naso, della prossima Matteo. Salmo 95, versetti 10 e 11. 40 anni e in disgusto quella generazione, dissi, è un poco dal cuore traviato. Essi non conoscono le mie vie, perciò giurai nella mia ira, non entreranno nel mio riposo. La conseguenza dell'intera generazione che chiedeva l'acqua fu quella che girarono per 40 anni nel deserto, fino a morire, fino a che tutta quella generazione scomparve. Attenzione, tutta la generazione, tutta, sia quelli che avevano mormorato, sia quelli che non avevano mormorato. Per cui la conseguenza del mormorare, la conseguenza del contendere fu che un'intera generazione passò senza ricevere benedizioni. Ma intendetemi bene, non sto dicendo che se ti lamenti della fila della cassa, la tua generazione ti pagherà le conseguenze, la fila della cassa è troppo grande, va tutta quanta la tua, figli, nipoti e il resto fanno, vede il Signore, vede la tua ribellione e ti punisce. Bisogna vedere quanto è grave la tua ribellione e se coinvolge la figura di Dio. Per la figlia della casa probabilmente sarai coinvolto tu e tua moglie, perché arriverai a casa con col broncio e tua moglie ti prenderà il broncio e ci sarà probabilmente una serata non particolarmente piacevole, ma lì Dio non interviene, ok? C'è un antidoto a lamentarsi. Cosa posso fare per non lamentarmi? Per non cedere ma credere, evitare di lamentarmi con Dio ed evitare le conseguenze e la conseguenza di aver mormorato contro di Lui. La conseguenza che può essere grande come quella del deserto, del pagare 40 anni in deserto, anche più piccola. C'è l'antidoto per la grazia di Dio, c'è, è proprio provveduto in quel versetto, in quel Salmo 95 che abbiamo visto all'inizio. È la cosa che Janet, con cui vi assicuro che non ci siamo messi d'accordo, non sapeva il tema della predicazione, si chiama adorazione. Mi dai la nostra prossima volta? Salmo 95, versetti da 1 a 3. Venite, cantiamo con gioia al Signore, acclamiamo alla rocca della nostra salvezza, presentiamoci a Lui con lodi, celebriamolo con salmi, poiché il Signore è un Dio grande, un gran re sopra tutti gli dei. L'antidoto si chiama adorazione, adorare. Se adori Dio non puoi lamentarti con Lui, ma se ti lamenti col Signore è difficile che tu possa adorare. Dici, ah Signore, queste cose non vanno, no Signore, quanto ti voglio bene, sei meraviglioso, sei potente, ah non vanno bene queste cose. A quel punto vai dallo psicologo perché sei dissociato. Quando ci soffermiamo sulle circostanze della nostra vita, siamo più propensi a contendere, a lamentarci e a mostrare a Dio il nostro malcontento, la nostra irritazione, a dire ah Dio, così non va, le cose così non vanno. Ma quando invece ci focalizziamo su Dio, lo riconosciamo per quello che è e per quello che ha fatto per noi e lo ringraziamo per quello che oggi fa, allora tutto cambia.
tutto quanto cambia. Vi ricordate il consiglio che Paolo dà agli Efesini? Efesini 5, versetti da 18 a 20. Siate dei uomini di spirito, parlandovi con salmi, inni e cantici spirituali, cantando e salmeggiando con il vostro cuore al Signore, ringraziando continuamente per ogni cosa Dio Padre nel nome del Signore nostro Gesù Cristo. Questo si chiama adorazione, adorare. Paolo dice che dobbiamo concentrarci sulla lode, fare proprio uno sforzo per concentrarci sulla lode e che anzi dobbiamo incoraggiarci vicendevolmente a lodare, così che facciamo la testimonianza all'altro e se l'altro sta lamentando si comincia ad adorare e smette di lamentarsi. Attenzione, Paolo non è che lo diceva per caso, non è che gli era venuto in mente oppure qualcuno gli aveva detto devi dire così che bisogna che adori, ma perché aveva sperimentato più volte questa situazione nella sua vita, che la sua vita non era stata proprio facile. Mi dai la prossima domanda. Vi ricordate a Filippi? C'erano Paolo e Silla imprigionati a motivo del Vangelo, no? Quello che successe, questo è Atti 16, versetti da 25 a 26. Verso la mezzanotte Paolo e Silla, pregando, cantavano inni a Dio, erano in carcere, erano dentro una gabbia, ecco. Paolo e Silla pregando, cantavano inni a Dio. E i carcerati li ascoltavano. Ecco l'incoraggiamento che aveva Paolo e Sila. Paolo e Sila, prigionieri, stavano cantando e salmeggiando, stavano adorando e i prigionieri li sentivano. Ad un tratto vi fu un gran terremoto, la prigione fu scossa dalle fondamenta e in quell'istante tutte le porte si aprirono e le catene di tutti si spezzarono. Ora, per Paolo e Sila l'adorazione ha portato a un vero terremoto. Non succede sempre così, Non pensate che quando adorate succederà un terremoto, per cui state tranquilli. Però, quando adori, ogni volta che lo fai, ogni volta che adori, scosse telluriche si diffondono e vanno a distruggere i castelli di bugie che Satana ha costruito per distrarti dal Signore. Dio non ti ama, crash. Tu non vali niente, scossa dell'unica, crash. Non ce la farai mai, crash. Dio non esiste, crash. L'adorazione smuove delle forze che fanno crollare i castelli del maligno. Personalmente sono convinto che se trascorressi più tempo nella lode, io sto parlando per me, questo proprio è una cosa che lo sto dicendo a Marco, se trascorressi più tempo nella lode e nell'adorazione, avrei meno voglia e meno tempo di contendere, di lamentarmi col Signore e di lamentarmi delle cose che non vanno alla mia vita. Tu sicuramente sei differente. Forse. Ma se ti ci ritrovi anche un pochino in quello che sto dicendo, non ti piacerebbe vedere il mondo attorno un po' meno grigio di come appare attraverso le tue e le mie lamentele? Penso che dobbiamo riflettere e domandarci quanto tempo trascorro davanti al Signore nell'odare Dio e quanto tempo? Perché vedete, pregare sì va bene, pregare l'abbiamo fatto anche stamattina, ma fermarsi a riconoscere tutto quello che ha fatto per noi, fermarsi a riconoscere quello che ha fatto, apprezzarlo, valutarlo. Sapete, presente quei cioccolatini proprio buoni che metti in bocca e non ce la fai a mandare giù perché sono così buoni che te li puoi sciogliere in bocca piano per assaporare tutto. Ecco, noi dobbiamo fare con l'adorazione. Dobbiamo assaporare il Dio che ci ha assaporato. Ti domando, quante volte, e mi domando, quante volte lo faccio al giorno? O a settimana? O al mese? O all'anno?
però non voglio lasciarti con la sensazione che i tuoi lamenti possono in qualche modo interferire con la volontà di Dio. La volontà di Dio, il volere di Dio è quello che prevale. Il volere di Dio è quello che prevale. Dio ha dei piani che non sono i nostri, sono i suoi. Nonostante il nostro contendere, le nostre lamentele, quei piani verranno a divenire. Nonostante tutto, Dio ha dei piani e quelli sono. Mi dai la prossima Matteo? Abbiamo letto Esodo, vediamo come va a finire la storia di Esodo. Il versetto abbiamo letto nel versetto 4, da 5 a 7 dice: allora il Signore disse a Mosè: mettiti di fronte al popolo e prendi con te alcuni degli anziani di Israele. Prendi anche in mano il bastone con il quale ha percosso il fiume e va. Ecco, io sarò là davanti a te sulla roccia che è in Oreb. Tu colpirai la roccia, ne scaturirà dell'acqua e il popolo berrà. Mosè fece così in presenza degli anziani di Israele e quel luogo mise il nome di Massa e Meriba a causa della protesta dei figli di Israele, perché avevano tentato il Signore dicendo: il Signore è in mezzo a noi, sì o no? Vedete che il Signore già aveva deciso di dissetare il popolo, già lo sapeva che c'erano sede. Mica scemo, li vede che c'hanno sede e non ha cambiato idea perché hanno detto: ah sì, ce l'avete con me, dite queste cose, volete contendere, volete lamentare, non ha niente altro. No, dice: e la parola lo stesso, perché già avevo deciso di darvi l'acqua, perché so le vostre necessità, però io avevo preparato per voi dei doni, un dono stupendo che era quello della terra promessa. Allora io ti do, siccome hai conteso con me, ti do quello di cui hai bisogno adesso, ma non arriverà la benedizione. Il Signore aveva già deciso di dissetare il suo popolo e non ha cambiato idea per contendere, per le contese e per le lamentele. Ha dato al popolo ciò che serviva per sopravvivere, ma ha tolto la benedizione della terra promessa. Dio, attenzione, Dio non ti abbandonerà se contendi e lamenti, e ti lamenti, e continuerà a provvedere per te. Provvederà a te lo stesso, nella stessa maniera. Se tu hai bisogno di un pane, non ti darà un sasso, e se hai bisogno di carne, non ti darà un. Se ti hai bisogno di un vasone, non ti darà un serpente. Ricordate quello che diceva Gesù. Ma potresti perdere le benedizioni che il Signore aveva già deciso di darti. Già le aveva decise, già le aveva detto: ok, Marco, tu avrai queste benedizioni, però sai che c'è, ti do quello che è sufficiente, perché troppi lamenti. Puoi tornare indietro con me, adorando. A quel punto il Signore dice: beh, guarda, sì, lasciamo perdere le tue lamentele, ma se tu adesso mi adori, allora io restauro le tue benedizioni. Dio non ti abbandonerà se contenti. Se decidi di credere e non di cedere, Dio non ti abbandona. E Dio è disposto a ritornare indietro, a riconsegnarti le sue benedizioni. Quello che con cui voglio terminare questa sera è di accettare questa sfida. La prossima volta che vorresti contendere con Dio, che vorresti lamentarti, e lamentarti in qualche cosa con Lui, non col governo, quello è una cosa differente. Quando vorresti lamentarti, invece di lamentarti, apri la Bibbia, leggi un salmo, magari inginocchiati, magari prega, ma non chiedendo, ma adorando, riconoscendo quello che è il Signore. Ammetti che Lui è eterno e tu no. Tu sei Dio, non io. E che i suoi piani sussistono e non i tuoi piani sussistono.
e riconosci che lui era presente anche nei momenti in cui era, sei stato in difficoltà, anche nei momenti in cui sei stato in difficoltà. Se fai questo, vuol dire che stai adorando Dio e il Signore continuerà a benedirti. Andiamoci a pregare. Grazie Signore della tua parola, grazie che sei un Dio che torna indietro quando noi accettiamo di aver sbagliato e sappiamo che abbiamo sbagliato. Se tu che mi hai ascoltato questa sera sei stato colpito o sei stata colpita da qualcosa che hai ascoltato, prego queste cose assieme nel tuo cuore. Signore, non voglio contendere, non voglio contendere, non voglio lamentarmi, perché io mi ricordo di tutto quello che tu mi hai fatto, di tutte le cose belle che mi hai dato, di come mi hai aiutato nei momenti difficili, di come mi hai tratto fuori dai momenti veramente pericolosi. Io quelle cose non le dimentico, anzi le voglio ricordare. Non voglio lamentarmi, voglio riconoscere quello che sei un Dio, che sei un Dio più grande di tutti gli altri dei che non esistono. E Signore, io so che i tuoi piani sussistono e non i miei. Per questo, Signore, io mi attrappo alla tua parola, sapendo che tu sei un padre che mi ama e mi dà quello che mi serve, non quello che non mi serve. Sei un padre presente, sei un padre che si ricorda delle mie necessità e che conosce le mie necessità prima che te le confessi. Tutte queste cose le prego nel tuo santo.